Il processo si è celebrato a Palermo per 5 anni in un'aula deserta, senza giornalisti, senza telecamere, credo mai un servizio della RAI, men che meno di Mediaset o di altre emittenti, nonostante che sia il processo più importante che si è celebrato nella storia repubblicana. È l'unico processo nel quale sedevano al banco degli imputati per lo stesso reato uomini della mafia e uomini dello Stato. Nemmeno il maxi processo era arrivato a questi livelli, perché il maxi processo era arrivato ai massimi livelli di Cosa Nostra, ma accanto ai boss di Cosa Nostra non c'erano i vertici della ROS dei Carabinieri, l'inventore della Fininvest e, sia pure imputato per falsa testimonianza e poi assolto, l'ex ministro dell'interno Mancino, poi ex presidente del Senato e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi il livello era il massimo per Cosa Nostra e per lo Stato. C'erano solo due soluzioni possibili: o seguirlo sempre tutti i giorni oppure non seguirlo mai, come se non esistesse, e si è deciso di non seguirlo mai questo processo. Si è deciso di non seguirlo mai perché si sapeva benissimo che lì sarebbero sfilati o come imputati o come testimoni tutti quelli che hanno comandato in Italia. In questo processo sono stati interrogati come testimoni 3 ex presidenti della Repubblica, Scalfaro, Ciampi e Napolitano. Napolitano, mentre era in carica, e ha fatto il diavolo a 4 per non farsi interrogare come testimone, alla fine ha dovuto testimoniare al Quirinale. Ha detto: non ne so niente, non mi ricordo niente, non ho niente di utile da raccontare. Poi ha parlato per 3 ore e ha raccontato un sacco di cose sulle stragi che non aveva mai detto prima. In quel processo sono stati sentiti i vertici della Cassazione, in quel processo sono stati sentiti ex presidenti del Consiglio come Forlani, come De Mita, come Giuliano Amato, l'ex presidente dell'antimafia Violante. In questa sentenza c'è scritto che della trattativa furono informati il Presidente della Repubblica, scusate, il Presidente del Consiglio del 92, Giuliano Amato, che oggi fa il giudice costituzionale. Fu informato Scalfaro, che, come diceva Marco Lillo, intervenne per far togliere dal capo delle carceri Niccolò Amato, che era fautore della linea dura, non perché era un feroce sadico, ma perché la legge era stata approvata dopo la morte di Falcone, convertita dopo la morte di Borsellino, e prevedeva il 41 bis, e quello la voleva fare applicare perché così diceva la legge. E il Presidente della Repubblica disse: che pazienza, mettiamone uno che il 41 bis da carcere duro lo trasforma in carcere molle. E quando è stato sentito ha detto: io non mi ricordo perché è stato cambiato il capo delle carceri. I giudici scrivono che ha mentito. Il Presidente della Repubblica dell'epoca, Oscar Luigi Scalfaro, ha mentito ai magistrati, ok? Violante si è dimenticato per 20 anni di essere stato avvicinato dal generale Mori, che gli voleva portare Vito Ciancimino, col quale stava trattando, e per 20 anni non ha detto niente, e se ne è ricordato soltanto quando il figlio di Ciancimino ha detto: mio padre voleva la garanzia anche da Violante. Poi c'è scritto che il Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1994, Silvio Berlusconi, mentre stava a Palazzo Chigi, continuava a finanziare la mafia che un anno prima e 2 anni prima aveva sterminato 20 persone e ne aveva ferite 50 nelle stragi. Berlusconi, da capo del governo, continuava a finanziare semestralmente Cosa Nostra. Questo è emerso nel processo, questo c'è scritto nella sentenza. Mi pare possibile che se ne parli? All'epoca c'erano 2 stati, uno che combatteva la mafia e che veniva combattuto dalla mafia ed era rappresentato da Borsellino, da Falcone, dai poliziotti che li scortavano e da tanti altri magistrati che nessuno si era sognato di informare che dovevano smettere di combattere la mafia perché era in corso una trattativa e la disturbavano. E perché? Perché quelli prendevano sul serio la legge, e dall'altra parte c'era lo Stato che trattava contro le leggi che esso stesso faceva.
Ma questo doppio stato esiste ancora oggi, perché questa sentenza è stata pronunciata in nome del popolo italiano da parte di servitori dello Stato che fanno il presidente della Corte di Assise, il giudice a latere della Corte di Assise, e poi ci sono i sei giudici popolari che hanno la fascia tricolore perché in quel momento rappresentano il popolo italiano. Ma il popolo italiano è rappresentato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che continua ancora la settimana scorsa a ricevere al Quirinale un pregiudicato per frode fiscale, di cui in questa sentenza c'è scritto che finanziava la mafia ancora nel dicembre del 94 e di cui nella sentenza già definitiva su Dell'Utri c'è scritto che finanziava la mafia fino almeno al 1992. È evidente che questi due stati non possono coesistere. Non esistono due popoli italiani, uno rappresentato da Mattarella che riceve Berlusconi, che tra l'altro finanziava la mafia anche quando la mafia ha accoppato il fratello del Presidente della Repubblica Mattarella, perché la mafia che Berlusconi iniziò a finanziare ai tempi di Vittorio Mangano ad Arcore è la mafia di Stefano Bontade, che ha ucciso il fratello del Presidente della Repubblica, che continua a ricevere al Quirinale uno di coloro che hanno colluso e finanziato la mafia che gli ha ucciso il fratello. Dall'altra sempre c'è il popolo italiano, nel nome del quale è stata pronunciata questa sentenza di cui vi stiamo raccontando. Quindi i due stati sono sempre esistiti e continuano a esistere, ma non possono coesistere, e quindi bisogna scegliere se scrivere di uno o se scrivere dell'altro. Ecco perché non si racconta questa cosa, e non la si racconta nemmeno se il racconto è avvincente, perché per metà è tragedia greca e per metà è commedia all'italiana. La trattativa comincia sotto il governo di Giuliano Amato, che viene informato dalla sua capo segreteria che è in corso un dialogo, chiamiamolo così, fra il ROS dei Carabinieri e Vito Ciancimino, mafioso agli arresti domiciliari, e non dice una parola. Oggi l'hanno promosso presidente della Corte Costituzionale, membro della Corte Costituzionale. Poi arriva il governo Ciampi, che è quello che dà ai mafiosi, dopo le stragi di Via Fauro, Maurizio Costanzo, fallita per un pelo, Firenze, Milano e Roma, il primo tornaconto a Cosa Nostra, e cioè la revoca di 334 provvedimenti di 41 bis. Un anno prima avevano fatto la legge, avevano dovuto morire Falcone e Borsellino perché facessero la legge sul 41 bis, perché da vivi non avevano mai avuto la fortuna di vederla approvare, e quella legge già un anno dopo veniva neutralizzata dal ministro Conso, messo lì da Scalfaro esattamente con la stessa logica con cui era stato sostituito il capo delle carceri, il quale prende 334 mafiosi che stavano in isolamento e li restituisce al carcere ordinario, come se avessero rubato delle autoradio. E poi c'è il terzo governo vittima del ricatto, che è il governo Berlusconi, che cede volentieri al ricatto, come vi raccontava Marco Lillo. La tragedia greca è Paolo Borsellino, che indaga forsennatamente giorno e notte fino a quando lo ammazzano, perché si rende conto di avere pochissimo tempo, sa benissimo che stanno per ammazzare anche lui e che le sue indagini per scoprire la logica delle stragi stanno accelerando il tentativo della mafia di non farglielo scoprire. La commedia all'italiana è il ROS dei Carabinieri. La storia del ROS dei Carabinieri, allora capeggiato dal generale Subranni, vice comandante il colonnello Mori, vice di Mori il capitano De Donno, sembra la storia dell'ispettore Clouseau, sempre che vogliamo credere alla loro versione.
il ROS dei Carabinieri è il reparto operativo speciale, è un corpo speciale dello Stato, speciale perché? Perché è specializzato nella lotta alle mafie. Quindi sono il massimo livello di professionalità che abbiamo addestrato per catturare e scoprire i mafiosi. Questi, dopo la strage di Capaci, decidono di andare a parlare con un mafioso agli arresti domiciliari, non per avere informazioni e scoprire chi ha messo le bombe, ma per sapere dai mafiosi che cosa vogliono in cambio della fine delle stragi. La prima sarebbe un'attività investigativa, la seconda è una trattativa. Naturalmente soltanto uno scemo può pensare che tre carabinieri decidano bel belli di andare a trattare con i mafiosi che stanno mettendo a ferro a fuoco l'Italia per offrire qualcosa in cambio e sapere che cosa vogliono in cambio senza avere le spalle coperte dalla politica. Ce li ha mandati qualcuno a trattare, solo che loro non lo vogliono dire. E grazie al fatto che non l'hanno detto hanno fatto carriera. Quando lavoravano e anche dopo che sono andati in pensione. Uno dice, è andato in pensione, finalmente, ci siamo tolti dai coglioni il generale Mori. No, quelli fanno carriera pure dopo che vanno in pensione. Dopo che ne hanno combinate di tutti i colori, senza spiegare perché. Qual è la prima contropartita della trattativa? È la cattura di Riina, consegnato da Provenzano ai carabinieri, a patto che il covo non venga perquisito, a patto che tutti i segreti di Riina rimangano nelle mani dei suoi successori mafiosi. E infatti, dopo la splendida operazione di andare a prendere Riina, dove Provenzano e il suo uomo, che era l'ex autista di Riina, Baldassare Di Maggio, ha detto di andare a prenderlo, e cosa fanno i carabinieri? Non solo non perquisiscono il covo, ma bloccano i loro colleghi che stanno andando a perquisirlo, raccontando alla procura di Caselli che loro lo sorveglieranno per giorni e giorni, perché vedi mai che qualche mafioso vada a prelevare la moglie e i figli di Riina che latitavano con lui ma che non andavano arrestati. Effettivamente è una giusta intuizione, infatti la notte stessa i mafiosi vanno a prelevare la moglie e i figli di Riina e li riportano a Corleone, e nei giorni successivi tornano con impresa edile per svuotare completamente il covo, smurare la cassaforte di Riina, ripulire tutto e metterci anche qualche tramezzo in cartongesso che non fa più capire com'era la suddivisione delle stanze. Il problema è che i carabinieri lì davanti non ci sono, perché non stanno sorvegliando niente, non hanno perquisito e non hanno sorvegliato, e così chi lo ha perquisito il covo di Riina? Gli uomini di Provenzano e di Bagarella. Uno che fa una cazzata del genere viene immediatamente degradato sul campo e mandato a dirigere il traffico sul Gennargentu, perché ce n'è poco di traffico sul Gennargentu. Invece questo da colonnello diventa generale, da vicecomandante diventa comandante. All'inizio del 93, poco dopo la mancata perquisizione del covo di Riina, un carabiniere in gamba di Catania o di Messina scopre in una località di villeggiatura sul mare vicino Barcellona Pozzo di Gotto, Terme di Vigliatore, che lì si sta nascondendo latitante Nitto Santa Paola, che è il Riina di Catania, lo stragista di Catania, plurilatitante e pluriricercato. Avverte il generale Mori che hanno individuato il villino dove trascorre la latitanza Nitto Santa Paola, gli dà l'indirizzo. Mori dice, ci penso io, manda la sua squadra migliore, quella capeggiata dal capitano Ultimo, lo stesso che ha arrestato Riina e non ha perquisito il covo. La squadra arriva e sbaglia villino.
irrompono a mano armata nel villino di un poveretto che si chiama Fortunato Imbesi, da allora si chiama Sfigato Imbesi ovviamente, visto quello che gli è successo, mettono a ferro e a fuoco il villino, fanno un casino della Madonna, parcheggiano 3 volanti davanti alla villa. E non contenti, quando questo Imbesi scappa perché pensa che siano dei rapinatori, dei delinquenti, questi non sono in divisa, sono in borghese, non hanno segni di riconoscimento, scappa con la macchina, viene inseguito da questi qua che fanno pure una sparatoria. Così naturalmente Santa Paola, nel villino che c'è a 100 metri, dice: che cos'è questo casino? Esce fuori, dice: ah, i carabinieri, e cambia nascondiglio. Ciao Santa Paola. Voi direte: un altro infortunio dopo la mancata perquisizione del covo di Rina, la mancata cattura di Santa Paola perché hanno sbagliato villino. I più grandi investigatori specializzati nella lotta alla mafia. Ma l'ispettore Clouseau colpisce ancora. Nell'ottobre del 95 un altro carabiniere in gamba, il colonnello Riccio, riesce a convincere un mafioso, suo confidente, uno dei boss di Caltanissetta ed Enna, e si chiama Luigi Ilardo, a dargli gli strumenti per catturare Provenzano. Ilardo prende un appuntamento con Provenzano per un summit di mafia in un casolare, in una masseria a Mezzoiuso, vicino Corleone, perché Provenzano è latitante in quelle zone. C'è la data, c'è l'orario e c'è la masseria. Naturalmente, purtroppo, colonnello Riccio avverte il generale Mori, che ancora una volta pronuncia la fatidica frase: ci penso io. Arriva un'altra squadra altissimamente specializzata sul posto e che cosa fa? Provenzano arriva, Ilardo arriva, si tiene il summit, ma astuti come volpi, i nostri espertissimi investigatori decidono di osservare il summit a distanza, tutto il tempo di farlo, di uscire, se ne va Provenzano, se ne va Ilardo che continua a guardarsi intorno dicendo: ma dove cazzo sono sti carabinieri? Gli ho detto l'indirizzo, gli ho detto l'orario, che altro vogliono, che glielo arresti io, Provenzano? Provenzano si dilegua. Nei giorni successivi, nei mesi successivi, continuerà a fare altri incontri nello stesso casolare e a latitare nella stessa zona, ma non verrà mai preso. Loro sempre lì vigili a distanza come il palo della banda dell'Ortica, della canzone di Iannacci. Terzo colpo dell'ispettore Clouseau. A quel punto uno dice: beh, adesso li cacci, adesso li degradi, adesso ci metti qualcun altro. No! Il generale Mori diventa il capo dei servizi segreti civili, diventa il direttore del SISDE, signori. Il talento, come diceva Totò, va premiato. Più cazzate fanno e più fanno carriera. E quando finalmente va in pensione, il sindaco Alemanno lo nomina consulente per la sicurezza a Roma. Se c'è mafia capitale se ne accorgerà, no? Assolutamente no. Tant'è che proprio Alemanno era pappa e ciccia con questi. E poi Formigoni, un'altra volpe, lo nomina a sorvegliare la regolarità degli appalti di Expo 2015. E infatti si è scoperto sia che c'erano le tangenti, ma non le tangenti di gente nuova. Le tangenti le gestivano ancora Primo Greganti, Luigi Grillo e Gian Stefano Frigerio, 3 che li avevano già arrestati 20 anni fa in Tangentopoli. Uno fisionomista li riconosceva, anche se ormai vanno in giro col girello e con la carrozzella. E invece questa volpe mica se ne è accorto, come non si è accorto delle infiltrazioni dell''Ndrangheta negli appalti dell'Expo. Però è questa la carriera che fanno coloro che fanno le trattative con la mafia e poi stanno zitti, anche a costo di passare per coglioni. Tanto, anche se passi per coglione, carriera la fai lo stesso. Quindi perché dovresti dire la verità? Hai un'assicurazione sulla vita e noi siamo pieni di potenti che continuano a comandare dopo 20 anni, o perché hanno fatto, o perché hanno autorizzato, o perché hanno coperto la trattativa e non hanno mai detto niente.
sono tutte carriere imperscrutabili e inspiegabili se non si va a leggere in questa sentenza chi ha fatto che cosa in questa trattativa. Voi immaginate se esistesse uno sceneggiatore libero, un regista libero, un produttore libero, un network televisivo libero in Italia, che razza di fiction potrebbe mettere in piedi su questa roba qua, mezza tragica e mezza comica, dove ci sono tutti personaggi che conosciamo perfettamente, perché uno sta alla Corte Costituzionale, l'altro sta ai servizi segreti, l'altro sta al Quirinale o stava al Quirinale fino all'altro giorno, l'altro stava al CSM, e non c'è bisogno di fantasia, non c'è bisogno di inventare, non c'è nessun rischio di querela perché è scritto tutto nelle sentenze. E guardate che questa sentenza potrebbe essere tranquillamente ribaltata da un'altra sentenza che dice: tutto quello che è successo non è reato. Ma non potrà mai esistere una sentenza che dica tutto questo non è successo, perché che tutto questo sia successo è già storicamente dimostrato dai documenti, dai racconti delle stesse persone. Voi lo sapete chi è il primo che parla di trattativa fra lo Stato e la mafia? Il generale Mori, che l'ha fatta. C'è un video su YouTube del generale Mori che testimonia davanti alla Corte d'Assise di Firenze, che faceva il processo ai boss per le stragi del 93 a Roma, Firenze e Milano, nel quale ripete 8 volte la parola trattativa, ma non dice presunta, non dice cosiddetta, non dice eventuale, dice abbiamo fatto la trattativa. Perché è così perentorio? Perché l'ha fatta lui! Era il 97, sono passati 21 anni e per 21 anni non si è trovato un cazzo di giornalista che avesse nemmeno il coraggio di chiamarla la trattativa. Dovevano sempre metterci la presunta, la cosiddetta, forse, magari, eventualmente, pieni di vaselina. Perché non hanno il coraggio di chiamarla come la chiama colui che l'ha fatta? Perché se la chiami la trattativa, poi devi chiedere conto a chi l'ha fatta, a chi ce l'ha mandato, a chi l'ha coperta e a chi ci ha fatto sopra una carriera, ricattando gli altri con il suo silenzio. E questo la nostra stampa di regime non è pronta a farlo e non lo sarà mai. Quindi, se vi capita, leggete questo libro che ha compresso una sentenza di 5.252 pagine, che vi posso assicurare è terrificante leggerla tutta, noi l'abbiamo fatto, spero che apprezziate lo sforzo, in 500 pagine, dandole un volto umano e lasciandoci il succo. Perché lì troverete quello che è successo alle origini della Seconda Repubblica, quello che condiziona oggi, come 25 anni fa, la politica, quello che spiega perché ci sono così tante resistenze a fare la lotta alla mafia per sconfiggerla e non soltanto per combatterla, perché c'è una bella differenza tra il combattere la mafia e lo sconfiggerla. E capirete, leggendola, anche perché non ne parla nessuno. Ci mancherebbe altro che ne parlasse qualcuno, visto quello che c'è scritto e visti i rapporti che hanno coloro che hanno avuto un ruolo in quella storia con il mondo dell'editoria e quindi della carta stampata. Grazie.